In comune a Pisa è stata approvata la variante che consentirà la realizzazione della cittadella dello sport nel quartiere di Gagna. Andiamo a sentire le interviste. Dopo la variante stadio, il Consiglio Comunale Pisano approva quella che consente la realizzazione della cittadella dello sport del Pisa Sporting Club nel quartiere di Gagno. Un importante centro sportivo come esiste in tante città italiane. Nella nostra città questo non esisteva, nonostante che ci sia un fortissimo attaccamento alla squadra, un fortissimo attaccamento al gioco del calcio, questo non era stato possibile per 20 anni, perché non vogliamo ricordare la non previsione di un centro sportivo come quello. E siamo riusciti a fare questo percorso. Oggi in quell'area, alle porte della città, sostanzialmente in città, partirà questo centro sportivo che in passato aveva guardato altrove, magari in altre zone non della città, ma della provincia. La nostra posizione è ovviamente favorevole, abbiamo votato a favore della variante perché crediamo che lì sia assolutamente necessario, come era già previsto da molti anni, che ci sia la cittadella dello sport. Questa è una variante semplicemente che aggiorna la previsione. Abbiamo però presentato due ordini del giorno da collegare alla variante che sono stati bocciati. Questo però non ci ha fatto venire in meno il voto favorevole. Uno chiedeva certezza sui tempi di rifacimento dello stadio e su quali sono e qual è il progetto dello stadio. È un fatto storico che possiamo fra pochi mesi avere un training center vicino allo stadio, vicino alla torre, per cui è per noi un motivo d'orgoglio, per me in particolare un motivo ancora di più di orgoglio perché col Presidente di Commissione siamo riusciti tutti insieme a portare avanti questa cosa. L'unico voto contrario è stato quello di diritti in comune. Francesco Auletta ci spiega perché. L'unico voto contrario alla variante del nuovo centro sportivo del Pisa Sporting Club a Gagno è stato quello di diritti in comune. Francesco Auletta ci spiega il perché. La variante per il centro sportivo a Gagno per noi è una grandissima occasione persa. Noi siamo assolutamente favorevoli alla realizzazione di un centro sportivo per la società sportiva della nostra città che ne ha assoluto bisogno e che lo richiede da tantissimi anni. Al contempo riteniamo che il comune debba continuare a governare il territorio nell'interesse pubblico. Per questo abbiamo presentato un'osservazione che è stata parzialmente accolta e che ha nettamente migliorato il progetto, indicando alcune prescrizioni che dovranno essere recepite all'interno del piano attuativo. Però la criticità più importante riguarda il gigantismo del progetto. Ci troviamo di fronte a un progetto presentato alla società che è addirittura superiore per dimensioni a quelle che hanno tantissime società di Serie A come la Roma, la Lazio, il Napoli. Per questo noi avevamo proposto una modifica del progetto e del piano, sostanzialmente prevedendo la possibilità che degli oltre 117 ettari di superficie il 50% fosse garantito per il parco urbano e il 50% per il centro sportivo. Ad oggi invece, con la variante che è stata approvata, abbiamo 122 2.000 metri quadri previsti per il centro sportivo e appena 40.000 per il parco urbano. Noi riteniamo che invece queste due esigenze devono essere contemperate, per questo abbiamo votato contro questa variante. Siamo a favore però del centro sportivo anche in quell'area e quindi chiederemo che all'interno del piano attuativo vengano nuovamente riproporzionati in un progetto realmente sostenibile e fruibile per la città.